Il quesito posto è il seguente: ritieni che si debbano accorpare in un unico soggetto le polizie municipali e provinciali di ogni provincia o città metropolitana e renderle dipendenti dal presidente della provincia o della città metropolitana, costituendo così corpi su base provinciale e non più comunale? Il nostro ordinamento giuridico sostanzialmente prevede all'articolo 118 della Costituzione la prerogativa dell'ordine e sicurezza pubblica affidata alle forze di polizia dello Stato. Qui invece stiamo parlando esclusivamente delle cosiddette polizie locali. Con questo termine intendiamo polizie municipali e polizie provinciali. O meglio, in quest'ultimo periodo le polizie provinciali in alcune città, nelle città metropolitane, sono state sostituite appunto dalle polizie metropolitane. E allora sostanzialmente il quesito ci chiede se sarebbe opportuno e anche più efficace per una loro azione unificare le polizie provinciali e metropolitane con le polizie municipali. Certamente altra problematica molto importante è la dipendenza di queste forze di polizia. Farle dipendere esclusivamente dal presidente della città metropolitana oppure conservare la distinzione come oggi accade tra presidente della sindaco della città metropolitana e sindaco delle varie città. Ebbene, queste due alternative hanno ovviamente dei pro e dei contro, perché unificare le polizie municipali con le polizie provinciali ovviamente avrebbe un unico centro di comando, quindi potrebbe rendere sicuramente più efficace la loro azione. Non dimentichiamoci che attualmente queste forze di polizia, ossia le polizie metropolitane e le polizie municipali, hanno anche compiti tra loro diverse, quindi bisognerebbe ovviamente omogeneizzare anche questi compiti. Altro quesito posto è il seguente: ritieni che le polizie locali possono rappresentare una risorsa per il controllo del territorio e quindi rappresentino un ulteriore baluardo per garantire la sicurezza urbana, in sinergia con gli organi di polizia dello Stato, godendo delle stesse tutele e medesimi strumenti? Questo quesito invece è un quesito, direi, che riguarda il concetto di sicurezza pubblica e sicurezza urbana e quindi è un quesito un pochino più ampio rispetto al primo, cioè non riguarda solo le forze di polizia locali che, come sappiamo, tradizionalmente dipendono dall'ente locale e sono espressione dell'ente locale, ma riguardano sia le forze di polizia dello Stato, che come noto attualmente sono quattro: Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Corpo di Polizia Penitenziaria, essendo il Corpo Forestale dello Stato stato soppresso e incorporato recentemente nell'Arma dei Carabinieri. Quindi il rapporto che si instaura tra le forze di polizia dello Stato, che come sappiamo hanno come prerogativa la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, con le forze di polizia locali, che invece tutelano sostanzialmente un concetto diverso di sicurezza, che è quello di sicurezza urbana. La sicurezza urbana è un qualcosa, direi, non di minore importanza rispetto alla sicurezza pubblica, ma è un qualcosa che riguarda, ad esempio, la sicurezza stradale, il controllo degli esercizi commerciali, la problematica delle occupazioni di suolo pubblico, insomma tutto ciò che concerne la vivibilità nei grossi centri urbani. E allora il quesito sostanzialmente consiste nel, pur nel rispetto delle funzioni e delle prerogative delle varie forze di polizia dello Stato da una parte e polizie locali dall'altra,
se in qualche modo ritenere opportuno o meno l'estensione delle garanzie che sono previste per il personale delle forze di polizia dello Stato anche alle forze di polizia locali. Tant'è vero che le forze di polizia locali divergono come rapporto di lavoro dalle forze di polizia dello Stato perché hanno un contratto, come sappiamo, di natura privatistica, mentre le forze di polizia dello Stato hanno un contratto di natura pubblicistica e quindi hanno ovviamente delle maggiori tutele. Pensiamo ad esempio all'equo indennizzo, pensiamo alla pensione privilegiata, cioè hanno una serie di garanzie in qualche modo maggiori rispetto allo status di appartenente alla polizia locale. In fondo il vecchio vigile urbano ha appunto un rapporto di lavoro non diverso da quello degli altri dipendenti comunali e purtroppo però ricordiamoci che ha delle particolari competenze, pensiamo ad esempio alla qualifica di agente ufficiale di polizia giudiziaria che lo rende simile alle altre forze di polizia. Svolge una funzione importante il poliziotto locale per quanto riguarda, come dicevamo prima, il discorso relativo alla sicurezza urbana. Per cui, riassumendo quest'ultimo quesito, è opportuno che agli appartenenti alla polizia locale vengano estese le prerogative, le tutele del rapporto di lavoro che invece intercorre con il poliziotto, con il carabiniere o con il finanziere?